Buongiorno Presidente, oggi l'inaugurazione del nuovo strumentato Unicam è un rafforzamento di una collaborazione ma anche della solidarietà fra zone di montagna, il Trentino Alto Adige e l'Alto Maceratese. Lei che ne pensa? Non possiamo solo ringraziare tutti quelli che in questi anni hanno offerto disponibilità come questa. Siamo stati testimoni di grande vicinanza e grande solidarietà. Nello caso specifico il valore della donazione è di grandissima importanza perché ovviamente l'università, che è il cuore di quest'area del territorio in termini di presenza, servizi e attività, deve poter contare sugli spazi per gli studenti. Abbiamo vissuto i giorni dell'emergenza nei container, devo dire senza mai avere particolari lamentele, quindi con un senso anche di militanza da parte degli studenti stessi. Ho potuto visitare qualche settimana fa queste strutture, sono stupende, l'attesa viene ripagata con spazi straordinari. E l'invito ovviamente è quello di continuare a servizio dell'Università di Camerino, perché attraverso l'università, attraverso la vita dell'università, passa la rinascita di tutto il territorio. Buongiorno Monsignore, oggi viene inaugurato il nuovo studentato Unicam. Secondo lei questo è il simbolo della solidarietà fra gente di montagna, Trentino Alto Adige e l'Alto Maceratese, in questo caso Camerino. Che ne pensa lei come religioso? Sì, più che però un riferimento territoriale, quindi montagna da una parte e montagna dall'altra, credo che sia un segno di grande civiltà. Sapendo che questa terra è stata colpita in maniera così forte, una struttura delicata come l'università, farsi carico di questo aspetto non dipende tanto dalla montagna, ma dipende appunto da questo senso profondo di civiltà che condivide i beni che all'interno del territorio hanno bisogno di essere equamente distribuiti. Credo che gli studenti non dimenticheranno mai più, quelli di oggi e quelli in futuro, che se hanno la possibilità di studiare tranquillamente, anche se contemplando la città dall'esterno con le ferite che ha, questo è dovuto alla solidarietà di queste zone dell'Alto Adige che si sono fatte carico di questo disastro. Buongiorno onorevole Patassini, oggi ci troviamo a Camerino dove viene inaugurato il nuovo studentato Unicam. Questa è l'apertura di una nuova collaborazione fra gente di montagna e il rafforzamento di una solidarietà. Lei che ne pensa, onorevole? Questa solidarietà non è mai mancata, io vorrei ringraziare veramente le migliaia di italiani che ci hanno aiutato a noi terremotati a essere meno soli e ad essere parte di questa grande Italia. Sia i trentini che tante altre realtà d'Italia hanno contribuito sin dai primi giorni del terremoto come protezione civile, come privati, come forze dell'ordine. Questa è veramente l'Italia che vogliamo e l'Italia che amiamo. Buongiorno magnifico rettore, oggi si inaugura il nuovo studentato Unicam, quindi la cultura è un tassello, anzi un mattone indispensabile per la ricostruzione. Che ne pensa? Allora, io credo che con la cultura si mangi è una frase che è sempre stata detta da tutti, ma non è solamente cultura, qui è formazione, educazione, ricerca, c'è tutta una insegnamento all'imprenditorialità, c'è tutto un sistema che gira attorno a quella che è appunto l'università, l'universitas. Non ho fiato abbastanza e non vengono su tutte le parole per ringraziare come vorrei coloro che qui hanno fatto veramente un'opera incredibile, un'opera immane. Ne beneficerà tutto il territorio, tutta la comunità. Qui continueremo a formare la classe dirigente del paese, qui continueremo a formare i ricercatori per questo nostro paese, che anche in questi giorni sta dimostrando che di ricercatori ne forma veramente tanti e li forma veramente bene. Ecco, io credo che da qui dobbiamo ripartire e lo dobbiamo fare con grande impegno, con grande attività. Buongiorno Presidente, oggi a Camerino si inaugura il nuovo studentato Unicam, anche la cultura è un mattone importante per la ricostruzione, lei cosa ne pensa? Beh, innanzitutto dico che è la festa della solidarietà, il nostro paese, l'Italia, come in passato ha saputo e sta assolutamente seguendo tutte le vicende delle zone, delle comunità, dei territori più sfortunati e nel 2016 sicuramente si deve annoverare purtroppo necessariamente tra le cose più sfortunate di quell'anno questo territorio danneggiato, devastato e quindi è bello che altre regioni, altre comunità abbiano fin da subito aperto
un concorso di generosità e di sostegno, quindi questo è il primo aspetto. E poi, come lei giustamente ha sottolineato, non si può pensare a una ricostruzione, né tantomeno a un rilancio, una ripresa dei territori colpiti, che purtroppo tra l'altro sono quelli più a rischio per i servizi, il trasporto pubblico, per i servizi scolastici, universitari, della giustizia, e, insomma, per le strade. Allora è necessario non solo pensare a ricostruire in sicurezza, a riportare, dare speranza per il lavoro a questi territori e ancora di più a sostenere i servizi. Senza i servizi, penso a quelli sanitari, chiunque può essere solo stolto, chi pensa che non ci debbano essere tutte le azioni necessarie per rafforzare i presidi e soprattutto i servizi, perché sono non solo necessari ma anche un segno di prospettiva e di speranza. Assessore Sciapichetti, buongiorno, ci troviamo a Camerino dove oggi viene inaugurato il nuovo studentato Unicam. È un rafforzamento della solidarietà fra persone di montagna. Cosa ne pensa lei? Intanto è un gran segnale non solo per l'università ma per tutto il territorio. Quest'oggi con questo studentato che andiamo ad inaugurare facciamo un ulteriore passo in avanti nel ritorno in quella tra virgolette normalità che andiamo cercando da tanto tempo. È un segnale per il territorio, è un segnale per le aree interne, è un segnale per la città di Camerino, ma soprattutto per un'università che non ha mai voluto guardare al futuro con occhi negativi ma con tutta la voglia propositiva e progettuale che un'università può e deve fare. E in questo caso va dato atto al magnifico rettore di ieri e di oggi che insieme hanno fatto un lavoro veramente encomiabile. E poi la solidarietà, sì, questa inaugurazione è frutto di una solidarietà che parte da lontano, di una solidarietà che noi abbiamo sperimentato sin dal primo giorno dopo il terremoto. È quella solidarietà che fa grande l'Italia. Buongiorno professore, oggi si inaugura il nuovo studentato Unicam, quindi un rafforzamento della solidarietà fra zone di montagna ma anche un nuovo mattone per la ricostruzione. Lei che ne pensa? Beh, intanto una grandissima soddisfazione, motivo di grandissimo orgoglio per avere una struttura così importante a Camerino e per l'Università di Camerino, per i nostri studenti. È stato un motivo di grandissima speranza in momenti di grandissima difficoltà, peraltro è una struttura molto molto bella. Secondo me un esempio da guardare con interesse anche per la ricostruzione in altre situazioni sempre legate alla gestione dell'emergenza.